Bene, rieccoci pronti per una nuova parte del gameplay a GT6. Allora, mancano tre gare per la fine diciamo, della serie Super, che poi praticamente concluderà anche tutto il gioco. E avevo pensato di fare, prima di fare queste tre gare, di fare le missioni di gara. Allora, vediamo un po'. Queste dovrebbero essere in teoria le missioni più difficili, essendo le ultime. Anche l'auto qui, Mazda 787, non è di certo tra le più semplici, soprattutto senza gli aiuti. L'avevo già usata nella gara a Spa, se non sbaglio, e non era di certo un'auto semplice semplice. Adesso vediamo un po' come sarà qui. Comunque, al di là di tutto, vediamo. TCS lo tolgo anche qui. Sinceramente non so se nella realtà... Ah, però c'è antipettinamento obbligatorio. Non so se nella realtà auto come queste hanno un po' di traction control oppure no, forse sì per la potenza incredibile che hanno. Non so se tenere la guida interna. Vabbè, ci provo. Beh, argento per 65 centesimi, bene. Non la ritento, nel senso, basta così. Cioè, salvo fallimenti, non sto a ritentarle. Le ritenterò poi per conto mio, come ho già detto più volte. Anche perché per fare il tempo, alla fin fine, mi serve la guida esterna. Con la guida a raso terra io solitamente guido così. Perché con la guida interna, comunque, i tempi si alzano sicuramente. Però vabbè. Allora, SSR5 con la GT, sempre race car. Beh sì, queste missioni sono sicuramente per le auto che ci vengono date tra le più difficili. È ovvio. Allora. Beh, questo è 50 secondi di prova, quindi anche questa è abbastanza corta. Allora, vediamo un po'. Auto che non ho mai utilizzato, forse nemmeno in Gran Turismo 5. E quindi, beh, futuristica. Però non si vede nulla. Mamma mia. E dai, anche qui 2 secondi oltre l'oro. C'è da dire che con la guida interna mi risulta difficilissimo. Questa, tra l'altro, aveva una visibilità limitatissima. Tra l'altro, capire l'auto in più avere poca visibilità. Ok, anche questa è andata. Allora, questa sulla neve, penso, sembrerebbe. Sulla neve non ho ancora mai provato nemmeno una volta in GT6. Quindi anche qua tutto da capire. Diciamo che questo Gran Turismo 6 rispetto al 5 accantona ancora di più il lato fuoristrada, rally, neve, quello che è, perché praticamente ci sono state due prove in croce, forse.
Controllo di trazione tolgo a 0, lo mettevo a 1, ma di solito è un po' controproducente il controllo di trazione in fuoristrada, perché limita tantissimo, visto che la macchina tende a pattinare più del dovuto, anche il controllo di trazione entra in azione più del dovuto. Tra l'altro, tracciato che sì, mi ricorda un pochino da Gran Turismo 5, ma non ho ancora mai fatto in L6, quindi vedrò. Vediamo un po' cosa si riesce a fare. Bronzo. Qui addirittura neanche argento, bronzo. Come avevo detto, non avevo mai guidato né sulla neve né su questo tracciato. Tra l'altro, gli avversari, qui le auto che ci sono di mezzo, danno un fastidio, soprattutto la Renault 5 che creava la nube di neve che sollevava. Era fastidiosissima, ho dovuto rallentare tantissimo. Saranno tutte prove che poi ritenterò. Allora, comunque, ripeto, con la guida interna è tutto più difficile. Vediamo se magari un oro riesco a strapparlo lo stesso in una di queste 5. Giustamente sono le ultime missioni di gara, sono anche forse quelle più esigenti, credo, a livello di tempi. Brands Hatch con la Lotus Elise che tenderà a scomporsi in frenata un po' come tutte le Elise solitamente. Vediamo un po'. Beh, questo è 40 secondi. Brands Hatch lo conosco abbastanza. È il primo tratto, questo sembrerebbe. Quindi la prima curva è la più difficoltosa. Lì, se non avessi, diciamo, se non l'avessi chiusa così tanto la traiettoria, beh, anche qui argento per poco, poteva essere oro. Diciamo che la difficoltà qui è proprio mantenere una buona traiettoria evitando gli avversari, che poi è la difficoltà di queste prove in realtà, perché al contrario delle patenti che non prevedono avversari in pista, queste hanno gli avversari, tra virgolette, sono più dei distrattori o una sorta di sì, di difficoltà in più, in poche parole. Ah, questa non l'avevo ancora vista, ma sapevo ci fosse una prova del genere, Ford GT, perché ci ho fatto una gara online al ring. Quindi qua, questo è un intero giro del Nürburgring, che non è poca cosa. Saranno almeno 7-8 minuti, penso. E in più qui è importante non sbagliare. Allora, l'oro si ottiene, sì, infatti, 7 minuti e 50.
E nella prova online che avevo fatto era con la stessa auto, con le sportive medie però, e senza l'ABS. Quindi qua con le sportive dure sarà un pochino più difficile. Cioè, sicuramente è una tenuta. Il mio avversario è... Ah, è una Ford GT. Prima lunghissima. Tra l'altro vedo che sta anche calando la notte, quindi la difficoltà è maggiore.
Ok, bene, dai. 7,25 con guida interna, devo dire che non è poi male. Anche perché ho cercato soprattutto di non forzare, onde evitare di dover ripetere la prova. Quindi va benissimo così, anche perché avrei potuto sì cercare di forzare un po' il ritmo, ma ripeto, poi un'uscita di pista mi avrebbe costretto a rifare la prova. Ok, quindi queste missioni di gara sono finite, adesso non so se mi danno qualche auto oppure no, forse bisognerebbe avere tutti gli oro, credo, anzi quasi sicuramente. Vediamo un po' la sfida delle pause caffè, della pausa caffè. Ah, ce n'è una col di drifting. Peccato, speravo in un paio di sfide. Tutto il tracciato, sembrerebbe, sì. Aiuto. Con la BR... No, con la Blitz. È R34, se non sbaglio, giusto? Sì, è R34. È parecchio potente. Allora, comfort, monto le dure. Io solitamente per driftare, cioè per quel poco che drifto e ne capisco, utilizzo le dure. Vediamo un po' cosa riesco a fare, anche perché essendo su tutto il tracciato non sarà semplice semplice. Qui penso che terrò la guida, la visuale esterna però, perché sennò la vedo difficile. Vediamo un po'. Vabbè, faccio un tentativo anche di interna. Bene. Si parte bene. Qui adesso la cosa più difficile è capire come si comporta l'auto. Allora, metto la visuale esterna, come ho detto. Argento per un filo. Voglio ritentarla con la visuale esterna dall'inizio e vedere. Ok, dai. In un paio di tentativi, pensavo sinceramente più difficile. 8.700. Sì, beh, mi immagino chi è capace veramente di driftare, penso abbia fatto punteggi altissimi. C'era una prova simile negli eventi stagionali di Gran Turismo 5 di un bel po' di tempo fa ormai, con un tratto di Madrid dove avevo usato la BR, sì, la Blitz. Per fare quella prova, era un evento stagionale di drifting. Ho fatto un bel po' di punti, mi ricordo. Però io uso il pad e con il volante, che è il volante, è molto ma molto più difficile driftare. Anche perché sterzate contro sterzate con il volante sono molto più difficoltose. Ok, quindi... missioni di gara, sfide della pausa caffè. E vediamo un po'. Mi era rimasta indietro una cosa...
e sinceramente me ne ero dimenticato, ovvero l'ultima prova del Goodwood con queste tre auto che non sono per niente, se non saranno per niente semplici, soprattutto l'ultima e la penultima anche. Allora, vediamo un po'. Vabbè, questa con la GTR non ci vedo nulla di difficile, però sicuramente non è un'auto comunque per come è stretto questo tracciato, diciamo. E comunque sarà comunque abbastanza difficile anche con questa, anche se è un'auto che si controlla abbastanza bene. Le ultime due già mi preoccupano di più. Adesso ripeto, qui sì, farò magari più tentativi, ma l'importante è che riesca a fare almeno il bronzo, a portare a termine la prova. Quest'auto ha un po' di sottosterzo. Bene, dai. Un secondo, un decimo dall'oro. In un paio di tentativi. Anche perché, ripeto, come ho detto, me l'ero dimenticato questa prova. Queste ultime tre prove del Goodwood Festival. Ed è praticamente dalle primissime parti del gameplay che non ci corro più. Quindi anche ho perso un po' l'abitudine al tracciato, al percorso. Adesso le ultime due mi preoccupano, sinceramente. Soprattutto la Red Bull. La Red Bull per la velocità che raggiunge e diciamo l'Audi forse un pochino per il controllo che bisogna avere, perché comunque è una bella auto potente. Forse non tra i prototipi più veloci e potenti, ovviamente, ma ripeto, in un percorso stretto e tortuoso come questo. Allora, vediamo un po' che c'è, diciamo, l'antipatinamento fisso. Che è un bene ma anche un male, perché comunque cambia lo stile di guida se uno è abituato a guidare senza antipattinamento. Stupenda. Partiamo in seconda. Più che sufficiente. Non ho fatto l'oro per... Non ho fatto un tempone. Diciamo che ho guidato abbastanza cauto per cercare di portarla a termine. Però sì, si può abbassare sicuramente. Con quest'auto qui si può abbassare di sicuro. Però la credevo peggio. Forse è stata peggio la GTR. Questa invece era abbastanza controllabile anche senza traction control. Però ripeto, con l'antipattinamento. E adesso arriva il bello. Allora, con questa non so ipotizzare in quanti tentativi riuscirò a farcela. Se in uno, in due, in cinque, in 20, non lo so. Magari, nel caso in cui, lo dico già adesso,
dovessero essere prolungati i tentativi, ovvero dovessero esserci troppi tentativi, taglierò, perché vabbè, ovviamente far vedere 10 volte lo stesso tentativo, la stessa cosa, sbagliando, facendo errori, comunque non mi sembra il caso. Allora, monta le gomme da corsa dure. Controllo di trazione lo tolgo, anche perché serve ben poco il controllo di trazione su quest'auto. La difficoltà sta proprio nel capire. Forse conviene metterla con le marce più alte e portare a termine la prova in qualche modo. Ecco. Praticamente non ho neanche capito quello che è successo. Allora, parto in... Incredibile il rumore. Mamma mia. Incredibile, non riesco proprio a capire quello che vedo. Tra l'altro inganna perché sembra che sia facilmente manovrabile, ma poi ti tradisce con il sottosterzo quasi. No. Se si anticipa la sterzata, si va inevitabilmente contro il fieno, i muretti, quello che è. Non riesco a trovare la giusta maniera di affrontare la prova. Ah, ok, beh dai. Mamma mia, al pelo proprio per un decimo, neanche meno di un decimo sono riuscito a fare l'oro. Anche qui ho tentato una guida per arrivare in fondo e non forzare. Poi ovviamente si può tentare di fare la pazzia e cercare di fare dei record, ma la trovo una cosa talmente surreale. Ok, beh, però 140.000 crediti fanno comodo. Perfetto. Allora, ok, quindi anche queste tre prove del Goodwood che mi dispiace ma mi ero dimenticato, le ho fatte. Non so se ci sarà qualche premio, forse avendo vinto, avendole fatte tutte a oro, potrebbe esserci qualche auto o qualche... Boh. Ah sì, va bene, non male. Un'auto in meno da acquistare. Una sfilza di colori. Ma io direi che quest'auto sta bene scura. Batman style. Dai, va bene così. Quindi, ok. Le missioni di gara le ho fatte. Ho fatto le. Diciamo le prove della pausa caffè. Anche l'ultima prova del drifting. Ho fatto queste del Goodwood. E non restano. Non resta altro che le ultime tre gare della patente super, in poche parole.
Visitatore abituale di Goodwood, penso sia un trofeo legato al completamento delle prove. Ok, rimane la sfida 10 giri alla Ascari, 10 giri a Silverstone e la 24 minuti di Le Mans. Quindi praticamente ci sarà una prova per pa una parte per prova. Ultime tre prove, e quindi si parte dalla prossima con la sfida sul circuito di Ascari.